Palazzo Mainenti per la presentazione del corso Startup Innovative. Interverranno il presidente del Parco del Cilento, Tommaso Pellegrino, il consigliere Vincenzo Inverso e il professor Carlo Pacelli. Oggi è stato presentato il corso Startup, che ha come parola d'ordine innovativo. Ci vuole spiegare bene questo? Beh, assolutamente sì, iniziamo a dare anche concretezza a quella che è la nostra carta d'intenti, a quello che abbiamo sempre detto, cioè quel bello che diventa utile, quel parco che esce al di fuori da quel recinto di immobilismo che tante volte ha caratterizzato il nostro ente e il nostro territorio. Io penso che oggi tutto il patrimonio che noi abbiamo, tutto il patrimonio di ricchezza e di bellezza deve trasformarsi in un'opportunità di crescita. Quale migliore occasione di una start-up? Cioè quella di dare anche concretamente, attraverso la valorizzazione di tutto ciò che ci circonda, dare concretamente opportunità di lavoro ai giovani. Noi abbiamo detto che la parola d'ordine deve essere lavoro, beh, però lo dobbiamo anche qui adesso concretizzare. Devo dire, in questo ci è venuto incontro la Regione in modo significativo, perché noi abbiamo fatto questo corso proprio in virtù e in funzione del fatto che la Regione oggi ha promosso un bando per favorire le start-up, e quindi bene questa grande sinergia istituzionale da parte della Regione, che in modo concreto mette in campo una progettualità specifica, e dalla parte nostra il parco risponde dicendo: bene, avviamo con professionalità come quelle del professore Pacella, che certamente tra le professionalità più riconosciute in Italia, affiancare i giovani, ma non solo i giovani, il corso si rivolge ai giovani ma anche ai meno giovani, ma a coloro che vogliono sviluppare idee, perché quelle idee le dobbiamo poi trasformare in cose concrete, chiaramente affiancarli e far nascere delle progettualità che possono avere però anche una possibilità di futuro, perché tante volte, come abbiamo ricordato oggi nella conferenza stampa, l'80% delle start-up falliscono. Se noi riusciamo ad accompagnare questi giovani, penso che possiamo rendere più forte le nostre start-up. E infine voglio dire, sul territorio, questo lo dico anche con orgoglio, l'iniziativa non è assolutamente alternativa alle tante belle, significative iniziative che sul tema delle start-up si stanno sviluppando. Penso alla Fondazione Alario, penso a Think Tank, penso a Fabbrica Salerno e tante altre iniziative, quindi vuole interagire e lavorare in sinergia con tutte queste iniziative in modo tale da poter mettere a disposizione una struttura che è quella al centro, qui a Vallo della Lucania, a Montisani, che è una struttura anche operativa, che si candida ad essere una degli hub più grandi e più importanti del Meridione. Quindi anche da questo punto di vista stiamo cercando di dare il nostro contributo, e ci auguriamo e rivolgiamo l'appello, l'invito ai giovani a partecipare, perché noi vogliamo affiancarli, vogliamo accompagnarli, vogliamo fare in modo che oggi effettivamente possano sentire anche l'utilità del parco nazionale del Cilento Valloniano degli Alburni. Questa iniziativa va inquadrata all'interno di questo progetto di marketing territoriale che noi abbiamo messo in campo per l'ente parco, facendo definitivamente, evolvere questo ente ad agenzia di sviluppo per il territorio, e quindi a fare in modo che i tanti giovani, i tanti imprenditori che negli anni sono stati anche abituati in modo sbagliato a chiedere semplicemente dei contributi su dei progetti anche validi, possano trovare in questo ente un aiuto concreto nella creazione di quelle condizioni affinché l'imprenditore, i giovani manager, le idee migliori possano qui nascere, crescere ed accelerare. Quindi noi, con questo corso che rappresenta il primo anello di questa catena che porterà alla creazione del lab più grande del Mediterraneo e del Sud Italia, intendiamo dare inizio a questo nuovo processo di grandi opportunità, facendo vivere questo parco appunto come agenzia di sviluppo per il territorio.